Allora, qui come vedete è raccolta frutta, vedete, questa frutta che è qui adesso va praticamente ripulita dai raetti come fa lei, vedete, e poi viene raccolta. E da quello che mi hanno detto, sono tre dimensioni di questo frutto, in base a più grande è, più viene, diciamo, venduto in maniera più profittevole. Quindi insomma questo è, adesso mi metterò qua anch'io a raccogliere un po' di frutto. E insomma, quindi qua cantiere di qua e raccoglitore di frutta dall'altra parte. Qui la raccolta va avanti. Ora abbiamo già la prima parte, cominciamo a scatolarla e pesarla. Ogni scatola deve essere 5 kg, 10 quella grande, 5 quelle piccoline lì, dopodiché verranno vendute. Tanti sorrisi. Guardate che team. Esperienza un po' atipica per chi viene in vacanza in Thailandia, direi, dai. Allora, quella frutta che avete visto prima impacchettata, adesso qui siamo, questo è un, vedete, faccio vedere, Team Express, è un, è stato un corriere e gli daremo tutti questi pacchi e loro lo manderà alla spedirà, adesso non so dove la madre devono mandarla, però faccio vedere quanto facile è venire qui con la macchina, con gli scatoloni dentro, arrivare a lasciare e fare la spedizione. Adesso non trovo più il cartello, ma vedevo Bangkok in one day, cioè non riescono ad arrivare ovviamente a Bangkok oggi in giornata la spedizione. E quindi insomma questo per farvi vedere. Adesso prima apriamo il baule e consegniamo i pacchi. Tariffe. Allora siamo entrati in questa specie di department store, ma è un più convenience store, un po' più grande, un 7-Eleven dimensione tripla. Faccio vedere questi prodotti qui, tipo questo pacchetto di Loacker 142, no, il pacchetto è 80, scusate, 80 watt, quindi 52 euro qualcosa, mentre quello più grande, questo qui sopra, costa 142 watt, quindi più o meno 3,50. Poi ci sono tutti questi busti, ci sono questi qua formaggi particolari, poi c'è un cioccolato, sono più busti tradizionali. Questo è un classico posto dove si può comprare praticamente tutto, ci sono tutti questi che sono degli ingredienti per la cucina thailandese a prezzi veramente bassi. Questo c'è questo preparato per il green curry paste, che chi mai non l'ha mangiato, ma è un piatto molto buono, 16 baht, quindi meno di 50 centesimi. Poi insomma c'è praticamente di tutto, ovviamente con tipologia di snack, ma ci sono anche i prodotti, ripeto, per cucinare, drink, soft drink, ed è veramente grande, c'è anche tutto personale, insomma questi qui mi piacciono molto, molto buoni, e questi biscotti qua, specie di cracker, li chiamano loro, con la marmellata di ananas, buonissimi, ci sono anche a Milano, costano tantissimo però. E poi insomma sono veramente tante cose, e soprattutto il bello di questo posto che c'è un clima non polare come 7-Eleven, quindi fa veramente freddo.
Poi ci sono anche articoli, insomma, qui per la casa, quelli della casa, insomma, c'è un po' di tutto. Qui anche tipo shampoo, queste cose qua, proprio di per le personal care, di bisogno. E cosa posso far vedere? Questi qua sono dei prezzi un po' dei dentifrici per bontà di 125 baht, quindi circa 3 euro, questo è un pochino più caro, non so quanto costa in Italia, se non lo uso. E insomma, quindi questo vi volevo far vedere. Ora vado a prendere qualcosa anch'io, poi esco. Allora, qui abbiamo beccato anche delle piccole cascate, in realtà un finiciattolo. Siccome pomeriggio è particolarmente caldo, allora qui forse ha senso anche andare in acqua un attimo. Bellissima tra l'altro la produzione. Macchina lì. Quindi proprio una piccola discesa e si arriva qui. Quindi insomma, c'è anche questo qua. È la vegetazione rigogliosa. Allora, ci siamo fermati in questo giro panoramico, visto che siamo continuando a piovere, ci siamo fermati in questo coffee shop qui aggrappato alla montagna, questo carinissimo. Faccio vedere anche un bel arredato. Qui il tempo è tranquillo, ci si rilassa, ci si è più tranquilli. Qui c'è il banco, caffè espresso, diciamo hot, vengono qua espresso rom, 45 baht, €1,20 più o meno, poi c'è il cappuccino 50 baht, insomma prezzi notevolmente più bassi rispetto a quello che è, perché i prezzi che vediamo da un po', qui siamo in una zona rurale di Chiang Rai, quindi è evidente che i prezzi sono diversi. Qui vedete questo terrazzino, altri due tagli, tutte le robe, tutti rilassano. E vi faccio vedere anche questa parte di qua. Come si vede più la parte, diciamo, del paesaggio. Questa in fondo lì era la strada dove siamo arrivati, qui è la vista. Ci sono proprio delle sedie orientate per vedere semplicemente la vista. Insomma, cosa carina. Vedete proprio così. Thank you.